Ciao a tutti da Liguria Web TV e da Roberta e Linda. Ragazzi, buongiorno. Mi piace il saluto particolare di Roberta, Sì, ogni ogni volta volta sì. Posato, semplice e pulito. Ma magari capisco Comunque, di TV, non riesco a fare. Va bene così. affronteremo questo discorso un'altra volta. In breve, siamo qui per raccontarvi di una nuova opera, quindi tra pochissimo vi sveliamo qual è. Linda e Roberta, sempre a parlare di arte, voi direte che monotonia, ma invece no, perché Così ogni volta vi divertente. svegliamo qualche chicca particolare in più su opere che magari avete già conosciuto sui banchi di scuola oppure avete visto in qualche museo, opera, galleria. Ovviamente scrivetecelo, ci sono tantissime piattaforme su cui vedere la nostra rubrica, la pagina Facebook, ovviamente il sito e il canale YouTube, tutti aggiornatissimi. Liguria Web TV, Assolutamente. tenetela a mente. Convivi Arte. Tratta appunto di parlare di arte che convive nella realtà di tutti i giorni, nella quotidianità. E noi ovviamente siamo molto felici di parlarvi, di fare questo connubio in modo tale che così possa essere compresa da tutti. Esatto. È giusto ricordare ogni tanto un po' il perché Il siamo qua perché dentro. siamo qua e perché continuiamo a Qual è studiare. la nuova opera di oggi? Allora, due indizi di nuovo? Vai direttamente col titolo, io Titolo? direi. Ok, i coniugi Arnolfini di Van Eyck. Eccoli qua, ce l'abbiamo, sempre presenti con noi, sono venuti a Benissimo, trovarci. anche loro bellissimi come sempre. Stupendi. Beh, Stupendi. ovviamente qui, come diciamo sempre, i dipinti sono un po' una fotografia, di quello che era l'epoca. Sì. Però parlaci meglio di questi due protagonisti. Allora, intanto direi che questa potrebbe veramente essere una sorta di fotografia di quello che era un po' l'epoca in cui vivevano i due coniugi. Intanto siamo all'inizio del 400, precisamente 1432, ed è un ritratto molto particolare perché è ricco di simboli. Simboli che riportano all'unione tra queste due persone. Intanto sono Giovanni Arnolfini e Giovanna Cenami. Sono due persone che si sono trasferite da Lucca a Bruges. Lui era un grande mercante, molto ricco, e infatti questa ricchezza l'ha voluta assolutamente riportare nel quadro. Beh, si vede tantissimo anche da questi drappeggi, poi scorreranno un po' le immagini sul nostro Esatto. video, ci sono appunto ritratti e adesso stavo notando un particolare molto carino, cioè questo specchio sullo Specchio. sfondo che vede, appunto, ci fa vedere quasi a 360 gradi Esatto, la stanza e quello loro. esatto. Ed è anche fondamentale un po' perché è un quadro un po' enigmatico, nel senso che probabilmente è la promessa di matrimonio, cioè rappresenta la promessa di matrimonio che Giovanni fa alla sposa, quindi è il fidanzamento, oppure è proprio il matrimonio. Probabilmente si tratta comunque di un'immagine di questo tipo, perché anche lo stesso Van Eyck, che viene, sì, probabilmente si rappresenta all'interno dello specchio, perché appunto viene riflesso, invece di scrivere che fece questo quadro come di solito un artista fa, scrive proprio che invece si trova in quel luogo, come appunto è testimone del loro fidanzamento. Guarda, così a freddo mi è venuto in mente Quentin Tarantino. Lui mette sempre la firma nei suoi film, proprio recitando un piccolo cameo nelle sceneggiature. E quindi vedi qua e là, questa cosa Visto? lo È un faceva po' il mio. anche Hitchcock nel cinema. Vedete È come ci sono questo. tantissimi collegamenti e ovviamente non solo alla Esatto. quotidianità, ma anche un po' alla cultura generale di Esatto, poi tutti, no? l'artista chiaramente in questo periodo, nel 400, incomincia a capire l'importanza di essere artista. Non è più soltanto un artigiano o qualcuno che fa un qualcosa per qualcun altro. Si rende conto dell'essere artista, che non è una cosa poi così scontata, perché in realtà in periodo medievale gli artisti molte volte non si firmavano. Ecco, per fortuna nostra invece qui abbiamo tutto quanto, riferimenti storici eccetera, ma ovviamente Conviviarte, il nostro modesto pubblico, vuole sapere una particolarità, una curiosità per chiudere su Allora, quest'opera. sicuramente un enigma che potremmo magari svelare è che la nostra dama, in questo caso, non è incinta. Cosa che Ecco, invece a tutti invece a tutti viene. viene da pensare perché si tiene il pancia e il resto, invece è proprio il vestito che è
più largo in avanti, quindi di conseguenza era proprio la manifattura, la tipica struttura del vestito. E in questo caso si tiene la mano davanti, ma probabilmente per un motivo di una futura gravidanza, ma non in questo caso. Insomma, ancora qualche domanda, qualche curiosità ancora da chiedere su questo quadro, chissà se poi ci ritorneremo su, però nel frattempo vi avevo dato una spolverata e ovviamente ci fate sapere cosa ne pensate. Io intanto ringrazio Roberta. Grazie a te, Linda. E ci ritroviamo su Liguria Web TV.